Buonasera, benvenuti al nostro nuovo Star Break. Parliamo questa sera di uno dei temi più affascinanti e gettonati. Esistono altre civiltà nel cosmo? È una domanda che molti scienziati si sono posti nella storia, soprattutto nel XX secolo, ma anche prima. La formulazione più famosa è quella di Enrico Fermi, che si pose durante un pranzo nel 1950 a Los Alamos, mentre era al tavolo con i colleghi del progetto Manhattan, questa domanda all'apparenza banale, in realtà profondissima. Lui si chiese, anzi chiese ai colleghi, se l'universo brulica di alieni, dove sono tutti quanti? Sembra una domanda appunto banale, non lo è, come non lo era nessuna delle domande di Fermi, perché in questa domanda si scontrano due scuole di pensiero completamente opposte. La prima è quella che ci induce a pensare, osservando il cielo stellato, di non poter essere soli, perché le stelle sono così tante che tutto questo sembra un po' uno spreco solo per noi. Però c'è anche un altro ragionamento. Se noi riduciamo la vita dell'universo, che è di circa 14 miliardi di anni, su un modellino piccolo, ridotto a un anno solo, in modo che con il calendario di un anno raccontiamo l'intera esistenza dell'universo, che cosa notiamo? Notiamo che la scienza umana, quindi da Galileo in poi, è apparsa nell'universo nell'ultimo secondo del 31 dicembre. Questo significa che se esiste una civiltà aliena, per pura e semplice legge delle probabilità, è quasi certo che sia nata prima di noi. Prima quanto? Beh, è sufficiente andare indietro a Natale, quindi 6 giorni prima della fine dell'anno, quindi parlare ancora di una civiltà giovane. Ebbene, 6 giorni corrispondono in questo modellino a 300 milioni di anni. In 300 milioni di anni una civiltà a che livello può essere giunta? Beh, si calcola che se fosse nata 300 milioni di anni fa nella Via Lattea l'avrebbe già colonizzato completamente e quindi dovrebbe già essere qui questa civiltà o comunque essere visibile in qualche modo nel cosmo. Se non la vediamo e non è qui, non vuol dire necessariamente che non esista, ma vuol dire che c'è un problema da risolvere. È il cosiddetto paradosso di Fermi. Il paradosso di Fermi ha 3 categorie di soluzioni possibili. La più affascinante, naturalmente, è che loro sono già qui, non li vediamo, ma sono qui. La seconda, la più normale, è che esistono, chissà dove sono, non li abbiamo ancora trovati. La terza, purtroppo da non scartare, è che siamo soli nell'universo. Beh, la prima soluzione, la prima categoria, si basa soprattutto sulla più classica delle soluzioni, cioè gli UFO sono veicoli extraterrestri. È chiaro che se provassimo che anche un solo caso di avvistamento UFO si riferisce a un velivolo alieno, il problema sarebbe già risolto, ma non è così. Nessun caso di UFO ha ricevuto, diciamo, una prova convincente, un'attestazione convincente del fatto di essere veritiero. Quindi si parla solo di fenomeni naturali o di fenomeni non spiegati. Quindi non c'è nessuna prova che gli UFO siano astronavi aliene. Possono esserci altre possibilità, per esempio che gli alieni siano qui intorno ma tengano un profilo basso, non si facciano vedere. Però è una soluzione scientificamente debole questa. Potrebbe anche essere vera, ma è scientificamente non probabile. La soluzione invece che vede gli alieni esistenti ma non ancora trovati da noi è la più comoda, forse troppo comoda, probabilmente quella vera, e si basa più che altro sulla distanza delle stelle, che è un errore in realtà, perché sul tempi del paradosso di Fermi le stelle non sono così lontane, oppure sull'immensità dei tempi, questo sì, una finestra temporale coincidente tra noi e loro è molto improbabile. C'è anche la possibilità che siamo soli, perché per molte fortune che la Terra ha avuto e che l'uomo ha avuto, l'ultima delle quali lo sviluppo del nostro linguaggio, che è sembrato un salto evolutivo fin troppo esagerato e veloce. Forse nessun'altra specie nell'universo ha avuto quest'ultima fortuna. Tutto l'argomento si può riassumere in una bellissima frase di Arthur Clarke, celebre scrittore di fantascienza. I casi sono due, o siamo soli nell'universo o non siamo soli. Entrambe le ipotesi sono sconvolgenti. Esiste una sorta di universo al contrario? C'è solo la materia nell'universo? No. Esiste, o forse è esistita nei primi istanti della vita dell'universo, anche l'antimateria. Materia in tutto identica alla nostra, ma con carica opposta. Quando materia e antimateria si incontrano, si annichilano, si distruggono. Dov'è finita allora tutta l'antimateria che dovrebbe esserci nell'universo? Perché l'universo ci appare composto solo di materia. È una delle grandi sfide della cosmologia, dell'astrofisica attuale. Ce ne parlerà Lorenzo Caccianiga, docente di fisica all'Università Statale di Milano, venerdì 10 dicembre al Planetario.